Questo governo però ha vinto le elezioni sull'immigrazione, lo sappiamo tutti, il tema principale è stato l'immigrazione, no? Anche perché prima che arrivasse, che esplodesse la bolla dell'immigrazione da 3 anni a questa parte, prima l'Italia era un paese perfetto, un paese meraviglioso dove non c'era mezzo problema, non c'era corruzione, non c'era evasione fiscale, non c'era la mafia, non c'era burocrazia, gli stipendi erano altissimi e il lavoro precario non esisteva. Poi sono arrivati gli immigrati e hanno rovinato tutto e quindi giustamente hanno vinto su questo tema. Per esempio l'immigrazione costa 5 miliardi, uno dice cazzo, 5 miliardi per sti negri di merda, porca puttana, cioè adesso sono soldi, cazzo. Oh. Giusto, bene, va bene. L'evasione fiscale nel 2016 era 110 miliardi. 5 miliardi, 110 miliardi. 5 miliardi, 110. 5, 110. Cosa sarà peggio? Non lo so, adesso ci penso. Evasione fiscale a 110 miliardi. Cioè ormai nessuno paga più le tasse. Dal medico farsi fare dire con o senza fattura ha la stessa valenza di dire completo senza cipolla del kebabaro. Cioè siamo a questi livelli, siamo a questi livelli. Pensate che solo il 6% dei lavoratori autonomi, quindi non solo i grafici, partita IVA, poveretti, ma anche gli architetti, i notai, i medici, i dentisti, solo il 6% dichiara più di 35.000 euro all'anno. Il 94% dichiara meno di 35.000 euro all'anno. Qualcosa di strano c'è, ovviamente, qualcosa di strano c'è. Però non ci sono più soldi. Non si sanno dove trovare i soldi per le riforme del governo del popolo. Non sanno dove trovare i soldi. Continuano a tirare la giacca al ministro Tria, che non sa più dove sbattere la testa, il ministro dell'economia. Per ora ha ordinato uno stock di fotocopiatrici, poi vediamo come andrà a finire. E non ci sono i soldi, ma io un paio, due o tre idee ce le avrei per avere un po' più soldi e far ripartire alla grande il PIL di questo paese. Ce le avrei. E sono anche abbastanza banali. Per esempio la prima è legalizzare la marijuana. No? Legalizziamo la marijuana, colpo alle mafie, dai 3 ai 5 miliardi che entrano nelle casse dello Stato, e siamo a posto. E soprattutto, tanto con la marijuana non si muore, non si muore, a meno che non riusciate a fumare 500 canne consecutivamente, ma dubito che esista un film demenziale abbastanza lungo dal permettervi di farlo, quindi non si muore. Anche se però c'è la moda ultimamente delle madri coraggio, le mitiche madri coraggio, no? C'è stato il caso l'anno scorso del dramma di quella madre che davanti alla scuola è riuscita a strappare dal suo figlio di 2 anni un pezzo di fumo da 15 grammi che suo figlio stava per inghiottire, e il dramma di questa madre che è riuscito a strapparglielo all'ultimo prima che questo se lo mangiasse. Ma io credo che il dramma non sia della madre, il dramma sia di colui che quella sera, magari dopo una giornata di merda, è andato a casa, si è seduto sul divano e ha fatto cazzo, cazzo. Quello è il vero dramma. La madre è fortunata, ha un cane da tartufo al posto di un bambino. Capitasse a me di trovare un pezzo di fumo di 15 grammi per terra, eh? Invece capita al bambino. D'altronde chi ha il pane non ha i denti, infatti un bambino di 2 anni non ce li ha i denti. Le madri coraggio sono quelle che poi trovano del fumo nella stanza del figlio adolescente e chiamano i carabinieri. No? Queste sono le madri coraggio. Quando facevano i capricci probabilmente ha chiamato la cenere, eh? Quando l'hanno beccato masturbarsi ha chiamato la buon costume, no, una roba del genere. Cioè tuo figlio, trovi del fumo a tuo figlio, chiami i carabinieri perché pensi che sia finito in un brutto giro. Il classico brutto giro degli adolescenti che fumano cannabis, no? Quel brutto giro fatto di pomeriggi sul divano a mangiare schifezze e cercare di vincere lo scudetto con la spada FIFA. Quel pomeriggio lì, quel brutto giro lì. Perché io parlo ai genitori presenti e futuri. Noi non dobbiamo impedire ai nostri figli di drogarsi, ma di farlo con qualità. Slow food, slow drug, che si direbbe drug, ma non faceva rima con food e quindi non veniva. Slow food, slow drug, perché leggo delle cose terrificanti degli adolescenti di adesso. Leggo per esempio che sniffano l'occhi, cioè il vero sbaglio di Renault mal di testa, se siamo a questo livello. Oppure sniffano il borotalco addirittura. Cioè mi immagino questo ragazzetto in casa che dice stasera la festa di istituto, adesso una bella botta di talco e alto la sudore. Sempre che riesca a sudare dal naso, eh.
E poi non bisogna mai mischiare alcol e cannabis, o bevi o fumi, o fumi o bevi, mai mischiare, sennò ti viene quello che io chiamo il vortice, che è quella la stessa sensazione di quando eravamo piccoli, che andavamo al parco giochi, che c'erano quelle giostre col volantone in mezzo, che facevamo andare fortissimo, 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 finché alla fine ci girava tutto e vomitavamo. Ecco, se mischiamo cannabis e alcol è uguale, solo che poi dobbiamo sdifare l'occhi per riprenderci, quindi è molto peggio. Però purtroppo non è così facile, ci sono ancora i proibizionisti che dopo 100 anni che ormai non vincono, non vogliono mollare la presa. Per esempio il convegno L'erba della morte, l'abbiamo visto tutti, siamo a questo livello qui, con il dottore, mi pare Segalini, una roba del genere, che urlava come un pazzo dicendo: perché se investi mia figlia dopo aver fumato una canna ti faccio un culo così. Ah, perché se invece la investo dopo una Coca-Cola mi stringi la mano, quindi. Ma che cazzo? Cioè, il livello è questo qui, il livello è questo qui. Sì, perché dicono: non possiamo legalizzare, sennò i nostri giovani si metteranno alla guida dopo aver fumato una canna. Beh, innanzitutto la notizia è che può già succedere, perché non è una legge per la creazione della marijuana, esiste già e quindi può già succedere. Ma poi il pericolo non c'è, perché chi fuma una canna non si metterà mai alla guida, rimanderà il viaggio il giorno dopo. E quindi problema risolto. E poi c'è il grande ritornello ormai storico che ci accompagna da anni e anni, che è quello che se inizi a fumare marijuana poi passi a qualcosa di più pesante, che è vero, io sono passato al tiramisù per esempio, quindi è vero, che però insomma chi muore di overdose di eroina sulla panchina di un parco sicuramente prima ha fumato una canna, ed è vero, è così, lo confermo, sicuramente così, è che prima magari ha mangiato una pizza, prima ancora ha bevuto una birra e prima ancora magari ha mangiato un sacottino, quindi chi mangia sacottini diventa eroinomane. Salviamo i nostri giovani dalla piaga dei sacottini, salviamoli, anche se il sacottino non è l'esempio più corretto, perché il sacottino ci arrivi dopo aver fumato una canna e quindi non è l'esempio corretto. Un'altra riforma banale, facile per avere soldi, è legalizzare anche la prostituzione, riapriamo i bordelli, riapriamo le case chiuse, togliamo le schiave dalle strade, abbiamo ragazze che hanno certificati medici, quindi sono curate, perfette, e in più che rilasciano la fattura e quindi siamo a posto, un po' di soldi che entrano anche da lì. E lo so, voi starete pensando: eh sì, ma poi finisce come dal medico, no? Con o senza fattura, insomma, senza fattura ti lecco anche le palle, insomma. Poi va a finire così. E invece no, perché ci ho pensato, e invece no. Noi la fattura ce la facciamo sempre fare, perché poi la andiamo a detrarre nella dichiarazione dei redditi in quanto spesa sanitaria. Perché per il mio benessere psicofisico. E quindi voglio la fattura che poi vado a detrarre. E così abbiamo già risolto il problema dell'evasione delle puttane. L'abbiamo risolto così. Ma poi c'è l'unione di queste due cose, della marijuana e della prostituzione, cioè l'indotto. Cioè, voi pensate al paese Italia, questo stivale meraviglioso che si staglia nel Mediterraneo, con le sue spiagge, i suoi musei a cielo aperto, la maggior parte dei siti dell'UNESCO che sono in Italia, una cultura enogastronomica pazzesca, con in più la marijuana libera e i bordelli aperti. Mi spiegate voi ad Amsterdam chi cazzo ci va più? Ma chi ci va più? No, sai, la Venezia del Nord, il Museo di Van Gogh, ma chi ci va più ad Amsterdam? Tutto il turismo mondiale in Italia, tutto il turismo mondiale, il PIL che schizza al 4%, altro che 0,6, tutto il turismo mondiale in Italia. Al posto del cocco fresco in spiaggia, il fumo fresco, mi fumo una canna e vado strafatto a vedere la Cappella Sistina, esco e faccio vedere la mia Cappella Sistina a una puttana in modo perfettamente legale. Tutto il turismo in Italia, tutto il turismo in Italia. E il paese riparte immediatamente, diventa un sogno. E poi l'ultimo passaggino per ottenere ancora più soldi è tassare gli idioti. Tassiamo gli idioti. Mi spiego. Allora, io sono contro il suffragio universale. Cioè, penso che non tutti i voti siano uguali. Penso che se vuoi giocare al gioco delle elezioni devi sapere le regole. Non è che io mi metto a giocare a Risico senza sapere neanche una regola. Devi sapere di cosa stiamo parlando, di come funziona la Repubblica. Ma due o tre cose, non è che chiedo molto. Però, insomma, il mio voto di io che mi faccio due coglioni così a guardare tutti i talk show della 7 non può valere di uno come il voto di uno che guarda solo Temptation Island. Cioè, no, deve esserci un modo, e quindi secondo me il modo è un esamino al seggio prima di avere la scheda. Semplicemente il presidente di seggio ti fa tre domandine facili facili, se ne sbagli anche solo una voti al prossimo giro. Ma non è che impedisco a qualcuno di votare, semplicemente vorrei che questo si preparasse a domande di cultura del tuo paese, del tipo domanda 1, l'articolo 1 della Costituzione,
già qua probabilmente metà paese non voterebbe più, però l'articolo della Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Vabbè, sì, dai, va bene. Domanda 2, gli ultimi due presidenti della Repubblica. Sergio Mattarella e Giorgio Napolitano. Bene, perfetto. Ultima domanda, poi ti do la scheda. Tirami su, Pavesini o Savoiardi? Pavesini. E ci vediamo tra 5 anni. Ci vediamo tra 5 anni. Però non si può fare, perché è un diritto di voto importante, frutto di grandi battaglie. E non si può fare, va bene. Però allora questo sistema non buttiamolo. Usiamolo per tassare gli idioti. Cioè, quando qualcuno va a comprare uno smartphone, un tablet o un computer, cioè uno strumento che ti permette di postare cose, scrivere cose sui social, prima di pagare e di consegnarti l'oggetto, il commesso ti fa le 3 domande. Se ne sbagli anche solo una, il tuo dispositivo lo paghi 50 euro in più. 50 euro in più. È la tassa sugli idioti. Perché va bene che tu puoi postare tutte le cose razziste, xenofobe, condividere fake news, scrivere con un italiano stentato sui social, però almeno non lo fai gratis, che cazzo, eh? E un'altra cosa per ottenere più soldi, ovviamente, è un po' più di certezza della pena per chi evade, cioè, insomma, chi evade le tasse non paga mai, non finisce mai in galera, insomma, non gli succede mai niente, quindi qua in questo paese è comodissimo evadere le tasse. Adesso va molto di moda la legittima difesa, la difesa della proprietà, il fatto che uno in casa può sparare quanto cazzo gli pare, no? Va molto di moda. Se ti entra uno in casa gli puoi già sparare in faccia, se lo becchi che ti ruba una TV gli puoi sparare, se ti sta rubando la PlayStation 4 gli puoi sparare in faccia, perché mi pare evidente che la PlayStation 4 valga molto di più di una vita umana, molto di più, e quindi lo puoi fare. Allora, secondo questa logica, che mi sta benissimo, quando andiamo in un negozio oppure andiamo da un medico, da un professionista e non ci fanno lo scontrino alla fattura, non gli spariamo in faccia, perché sta rubando qualcosa di mio, qualcosa di tutti, no? Sta rubando e quindi siamo autorizzati a sparargli in faccia. Il problema è come recuperare la pistola quando l'andiamo a comprare, con o senza fattura. Questo è il problema.